non c'è niente di preparato tra di noi, nel senso che questa cosa è partita un po' di tempo fa, ci eravamo incontrati quasi per sbaglio qua fuori. Prima aveva accennato, Francesco mi aveva accennato al volo il progetto, e gli ho detto quando sarà il momento io ci sono, cioè potrò fare come chiunque farà questa cosa con il sogno. L'unica precisazione che voglio dare è che io non faccio questo atto perché sono un giocatore o soprattutto il capitano del Portogallo a calcio, ma lo faccio perché sono un tifoso del Portogallo a calcio e ho 10 anni che sono qui. E quando vado in campo non vado come un giocatore normale, ma sento una cosa diversa. E quello che penso sentirebbe ogni tifoso se potesse andare in campo a posto mio. Ecco, questo è quello che penso. Quando vinci hai una gioia doppia ai tuoi compagni, e lo strascico della sconfitta invece te lo porti avanti per il tempo, come mai sia tutto un peso diverso. Penso che se per esempio Cece, che è qui, potesse andare in campo a posto mio, le sensazioni che proverebbe sono quelle che provo io quando vi canto. Quindi questo è semplicemente quello che fa Marco, un tifoso al Portogallo, fa con il cuore, con quello che può fare, niente. Grande Marco. Invece da calciatore, un accento candidabile, con te sono sei calciatore, cioè c'è un periodo tant'ansia perché bisogna arrivare a un obiettivo che è quello di essere nelle condizioni di fare calcio, cioè di ripartire e fare la squadra del calcio professionistico italiano. E poi una volta che si è riusciti a fare questo, bisogna fare una squadra di calcio, prendere un ruolo, un allenatore, andare ad allenarsi e andare a preparare un campionato difficile nel quale sopravviveranno una minoranza di squadra. E tutto questo insomma ci pone oggi, che siamo questa ultima decada di giugno, ad avere non molte certezze, molti dubbi, molti interrogativi, insomma necessariamente magari tra due settimane sarà tutto molto più chiaro, tra un giorno sarà tutto molto più chiaro, ma è chiaro che cioè, adesso voglio dire è il momento un po' particolare, no? Però ci sono degli step da seguire, no? Io da dopo anni che faccio questo mestiere, quando la testa vola, pensa al ritiro, pensa alla squadra, pensa al futuro, non è tempo per questo adesso, cioè adesso è il tempo dell'iscrizione, altrimenti senza iscrizione non ci può essere la squadra. Ci sono le persone preposte, penso che lo faranno a tempo detto, che quello che fa la squadra, penso che la situazione di giocatori in giro ce ne sono tantissimi. Con un buon occhio la squadra secondo me si fa. Sicuramente nel momento che ci auguriamo tutti l'iscrizione sarà un successo, e bisogna essere consapevoli che probabilmente un campionato così duro non è mai esistito, perché è un campionato che fondamentalmente non ha neanche senso, perché o arrivi primo o arrivi ultimo. Quindi in ogni caso è un campionato che darà o gioia o dolore, ma se non c'è la via di mezzo. Quindi sicuramente bisogna prepararsi in maniera adeguata, perché secondo me, e ne sono convinto, è più difficile la C2 di quest'anno che la C1. Io vedo le squadre di C1, conosco, che non si stanno attrezzando, perché comunque puntano tutto sui giovani e a prendere i contributi, perché tanto mai che vada faranno l'anno prossimo una squadra, se vuole. Quindi tutte le forze vanno sulla C2, ci sono squadre di C2 che stanno cercando di avvantare la categoria, e quindi sarà un campionato sicuramente difficile, però purtroppo non ci si può pensare adesso. Bisogna aspettare, bisogna fare in modo e poterci pensare più avanti. Sarà un bilanciamento di forze in C2 e anche in B, dove chi vuole vincere ognuno dei propri gironi sarà motivatissimo ancora più degli altri anni, perché se vince il girone di B vale addirittura a fare la terza serie del calcio italiano unificata, e così come il C2 i sopravvissuti faranno la terza serie del calcio italiano. Gli altri stanno fermi, e le altre squadre, 33 squadre quello che sono, stanno ferme e aspettano che arrivino tutti gli altri a fare questa grande famiglia di 60 squadre in tre gironi. Questo è una grande novità. Le regole sono queste. Ed è così. Sicuramente una squadra di Serie D, se vince il campionato, fa un salto importante. Però
insomma, noi oggi siamo qui per parlare di altro e quindi speriamo di poter affrontare questi discorsi tecnici nel più breve tempo possibile, magari senza il punto di penalizzazione che è la scadenza che aveva detto che non faccio. Già bisogna farle tanti, se più c'è anche la penalizzazione. Abbiamo visto che alla fine di penalizzazione per quanto sono. Voi ne sapete qualcosa. Va bene, vale.